Hoy la segunda parada de la ruta de los tomates. Hoy tenemos un tomate muy interesante que lo produce la Svechatrice. Bueno, gracias mille, mimo per la disposición. Ciao. Ciao. El mimo, que es muy carismático, nos estuvo contando un poco la historia. Más adelante os explico por qué se hizo tan famoso este tomate. Allora, io sono Mimmo, quindi insieme a mio fratello e alla mia compagna Iurate siamo i titolari di questa azienda agricola, la Svechatrice. E quindi alla fine che abbiamo fatto? 12 anni fa siamo nati e con l'intenzione di recuperare i semi antichi, quindi la biodiversità di queste zone. Quindi recuperare la biodiversità di questa zona significa fare una ricerca sul posto e capire cosa i contadini del passato hanno sempre coltivato, no? E come procediamo all'alzabandiera della resistenza contadina. Contadina, esattamente. Vai. Cintura. Fammi vedere questi pomodori ricci. Stanno qua, andiamoli a vedere. Vediamo. Caldo. Fa caldo. Vamos. Ma il tema è, Franco Pepe usa il 90% di questi pomodori. No, ma ostia. Ma e le altre gente che le vuole cosa fa? Perché non può consumarli. El pomodoro ricci se hizo muy famoso en el momento que Franco Pepe, un pizzaiolo que ha estado considerado de los mejores del mundo durante bastante tiempo, decidió hacer una margarita especial revalorizando el tomate y poniéndolo a fino cottura. Y quiso poner un tomate de la zona, contactó con Mimmo para recuperar una semilla del pomodoro ricci, que es un tomate muy antiguo de esa zona de Callaccio, y hacer una passata para poner fino cottura en la margarita sbagliata. Y así fue como este tomate se hizo tan famoso en todo el mundo. La cosa bella è che appunto è il nostro seme, quindi ci dà sempre qualche frutto. A differenza dell'ibrido, no, che tu in seconda generazione Non puoi prendere il seme. Non puoi prendere il seme. Non è detto quello che... No, perché questo non mi ricordo di precisare la cosa. Annibale, un punto Annibale. Vabbè, Annibale, sì. Annibale? Pure Annibale, sì. Annibale. Che cosa ha fatto? Era un condottiero che, insomma... molto valente, non lo conosco bene. No, questa storia l'abbiamo un po' diffusa. Questa non c'è. Esce bello questo basilico, eh? Sì. Questo ci faccio il pesto. El 90% de la producción de pomodoro ricci se lo queda Franco Pepe. El otro 10% hay hostias por todo el mundo para ver quién puede conseguirlo. No es broma que hay grandes chefs de Italia, gente muy conocida y con mucho renombre que intentan sobornar a Mimmo pero no lo consiguen. A mí simplemente me dio un cacharro, no me dio más. O sea que si queréis pomodoro ricci lo tenéis complicado. Questo 100% natural, ¿eh? Sí, ¿no? Si può mangiare. Prendi questo, vai. Grazie. Ricorda. Familia, aquí estábamos ya destruidos, que llevábamos un tour de 4 o 5 horas con el Mimmo ahí a saco, que el tío no se calla ni debajo del agua, que nos estuvieron explicando todo con un orgullo, de verdad, una pasión que tienen esta gente. Mimmo y el hermano, de lo mejor que hay, te lo juro. Pues esto me la será cuando rimane qualcuno per Franco Pepe, qualcuno per me, questo, ¿eh? Vediamo quest'anno come va. Vediamo quest'anno, ma 10%, 5% mi lasci. E qui all'interno solo abbiamo pomodoro ricci e un po' di sale, niente di più. Te la regalo questo. Questo è del regalo, stia a fare le pizze e vediamo cosa esce. Stia, grazie mille. Allora Eric, come buon auspicio e augurio ti lascio la nostra filosofia aziendale, la t-shirt della resistenza contadina. Questo è il nostro augurio per la tua apertura. Sì. Grazie mille. Sì. E questa per la mia sorella. E questo è per tua sorella. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie Mimmo. Ok, grazie. Grazie.